Ciao amici Fanblog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi recensione un pochettino più flash. Perché? Perché lui è un upgrade della versione precedente. In passato, qualche settimana fa, vi ho portato la recensione del glorioso Iwo V57, che secondo me è ancora adesso uno dei migliori cloni. Lui è il clone dell'Apple Watch di serie 8, è l'Iwo V58. Io sono Paoletto e scopriamolo insieme. Veloce unboxing, questa è la scatola, quella classica dei cloni targati Kiwi Time, che ringrazio come sempre per questo ottimo sample in prova. Qualche disegnino, qualche specifica sul retro e la dicitura 45 mm watch 8, perché lui è uno smartwatch con ampiezza appunto cassa da 45 mm. Abbiamo in confezione un pochettino di manualistica inglese, cinese, c'è anche il codice QR per scaricare l'applicazione, applicazione compatibile sia con Android, lasciando aperto sempre tutte le applicazioni in con tutti i permessi e l'applicazione in multitasking, ricordatevelo sempre amici di Android, e mettete questa applicazione nell'esclusione del risparmio batteria, quindi deve girare senza limitazione, possibilmente lucchettatele in multitasking. È compatibile anche con iPhone, quindi con iOS, basta solo lasciarla aperta in multitasking. Vi dico la verità, con iOS 16 l'ho anche chiusa dal multitasking durante l'utilizzo, con iPhone funziona perfettamente. Applicazione che ci permetterà di ripescare tutti i nostri passi, cuore, sonno, distanza percorsa, gli esercizi, quello che abbiamo visto anche nella versione V57. Inoltre troviamo anche la vasetta di ricarica a pin magnetico che portava l'adesivino V57, perché evidentemente è la stessa del V57. Circa 2 ore qualcosa per ricaricare interamente il watch. Vi parlo subito di durata della batteria, utilizzo un pochino più stressante, ragazzi, si coprono ecco le 2 giornate. Togliendo la rotazione del polso, si può fare l'attivazione di rotazione del polso, si può fare un pochettino di più. Invece, impostando l'always on display, lì si va a perdere ecco una mezza giornata. Always on display solamente in modalità lancette. La vera novità, il vero upgrade, ragazzi, è il display da 2.13 pollici, quindi si va un pochino a crescere di display, ma non di grandezza dell'orologio. Attenzione, perché il form factor resta praticamente lo stesso del V57, qui si va a racimolare un pochettino di grandezza risicando dai bordi, quindi abbiamo meno cornici, più display, anche un effetto decisamente più premium, e il pannello è una buona unità. Ovviamente IPS non si parla di AMOLED, ma dagli ottimi colori, devo dire molto vibranti, la luminosità al massimo è abbastanza alta, si vede bene anche all'aperto, la risoluzione è 428x518 pixel, quindi si va a crescere anche come risoluzione, e il touchscreen è, ragazzi, è abbastanza preciso. Vi dico subito, funziona bene, arrivano le notifiche come il piccolo suono, il piccolo che avete, forse avete sentito adesso, è ovviamente connesso, si può settare anche un suono per la chiamata, perché lui supporta le chiamate Bluetooth con la seconda connessione, attivabile e disattivabile qui dall'interno della nostra tendina delle notifiche, che ogni tanto, ragazzi, io la disattivo, ma se esco dal range e rientro qualche volta ho visto la seconda connessione riaccendersi, magari questo sui cloni è un po' la normalità. Comunque devo dire che quando vi devo aggiornare, che quando è connesso la seconda connessione, quella per le chiamate, tutto l'audio multimediale uscirà dal nostro orologio. Benvenuto in Iliad, ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. I dati forniti saranno trattati nel rispetto... È in grado di misurare cuore, ossigeno del sangue, ragazzi, minima e massima misurazione. Il cuore, devo dire, è abbastanza preciso per la categoria clone.
minimo e massimo ossigeno del sangue. L'ossigeno del sangue è sempre 1/2 punti sottostimati, quindi magari vi segno 96, in teoria avete 98, ma io vi ricordo sempre di non prendere mai i dati dei cloni come dati medici. Per questo, ragazzi, ci sono le apparecchiature mediche. Per il resto, ragazzi, è il clone molto simile, se non quasi uguale, diciamo, al V57. Abbiamo qualche iconcina fatta meglio. Si abbassa la tendina, abbiamo i toggle, dal basso verso l'alto tutte le nostre notifiche. È cambiato qualcosa dopo l'upgrade, l'ho trovato un pochino più fluido, quindi aggiornate questo watch alla prima accensione, sicuramente arriverà l'upgrade. Lateralmente abbiamo il widgettone e poi i vari widget laterali che, scorrendo, ragazzi, è possibile anche personalizzarli, scambiargli l'ordine. Invece abbiamo il pulsante in basso che accende e spegne il nostro dispositivo, ragazzi. Si può ovviamente anche spegnerlo, vedete menu molto simili a quelli di un Apple Watch. Invece la rotellina è roteabile, quindi funziona la Digital Crow. Tenendo premuto anche a lungo si attiverà con la seconda connessione l'assistente vocale, che funziona bene. Il volume in uscita dall'assistente vocale l'ho trovato anche un filo più basso rispetto a quello delle telefonate, e invece un singolo click si andrà al drawer delle app, che è possibile cambiarlo o in stile Apple Watch. Ce ne sono altri tipi, devo dire bellini, e tutti molto più fluidi rispetto al V57, quindi è migliorata anche, ragazzi, la fluidità di questo orologio. E all'interno troviamo le solite cose: timer, conto alla rovescia, il menu per le chiamate, è possibile impostare anche i numeri personalizzabili, una sorta di rubrica personalizzabile dall'applicazione, regolare le suonerie e fare, ecco, le nostre varie misurazioni. Orologio come il modello precedente, ben costruito, quindi tutto bello satinato, retro in vetro, devo dire pari, ecco, a un Apple Watch serie 8 magari da spento difficilmente, ragazzi, si vedrà la differenza per un occhio un pochino meno esperto. Non manca la certificazione IP68, ma occhio, non immergete questo watch. KiwiTime mi dice sì, IP68, ma non per le immersioni, quindi una certificazione un po' particolare. Amici FanBlog Italia, chiudiamo questa recensione. Il nuovo V58 prende il posto del V57, che mi dicono non è più in produzione. Quindi dalla pagina del V57 di KiwiTime, io vi lascio tutti i link in descrizione a questo video, andate a prendere il V58, ragazzi, che secondo me è un'evoluzione. È lo stesso identico watch, abbiamo forse un pochino più di fluidità, un display sicuramente più grande, cioè con meno cornici, molto più, un pochino più luminoso, e il volume, ragazzi, in chiamata è più alto. Se avete il V57, tenetelo, perché non noterete nessuna grande differenza, a parte, diciamo, il display. Anche lì c'erano, come lui, i cinturini sostituibili, ragazzi, li potete cambiare. Ma se volete un buon clone, ora, come primo clono, venite da un modello decisamente più vecchiotto, il V58 può fare al caso vostro. Ringrazio ancora KiwiTime per questo sample. Vi ricordo di spolliciare il video, di iscrivervi ovviamente al canale per aiutare FanBlog Italia a crescere. Ci vediamo anche su Telegram, tech.offerti, mio canale offerte con tantissimi codici sconto. Io vi ringrazio come sempre per il vostro tempo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!